si chiama lucha libre ed è popolarissima in Messico. Letteralmente lotta libera, ma del combattimento, inteso in accezione sportiva, ha ben poco. È infatti quanto di più simile ci sia rispetto al famoso wrestling statunitense, lottatori lontani dalle regole dello sport ma vicinissimi a quelle dello spettacolo. Ed ecco gli stessi combattenti in tutt'altro contesto. L'occasione è un piccolo pellegrinaggio alla Madonna di Guadalupe, che annovera milioni di fedeli cattolici nel mondo, soprattutto in America Latina. Con le loro terrificanti maschere, i lottatori si recano in processione verso il santuario. Ringrazio Dio per il lavoro, per tutte le opportunità che ho avuto nel business. Ringrazio la mia famiglia e tutte queste persone che sono venute qui, i veri fan della lucha libre. È una sensazione forte, è davvero un'idea della gente, dei fan del wrestling. Ad accompagnarmi oggi c'è la mia famiglia, mia sorella e i miei amici. Amigos, eccetera. Giunti al santuario, è il momento della messa, a cui prendono parte in preghiera. Una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, del fatto che sotto quelle maschere non ci sono combattenti feroci, né selvaggi né fuori di testa, ma uomini che sopportano il dolore recitando quel copione che dà loro da vivere e che, come tutti gli uomini, vivono la propria fede.